morte. Non è un eroe, è una vittima di un'ingiustizia. Ha vissuto una profonda ingiustizia perché il suo domicilio, che è l'estensione della nostra persona, è stato violato, si è sentito minacciato. Ha vissuto un'ingiustizia perché l'albanese che è entrato in casa sua non doveva essere in Italia, è stato espulso 3 anni fa. Ha vissuto un'ingiustizia perché un albanese che non ha rispetto della vita degli altri e forse non ha rispetto neanche della sua. Oggi la fidanzata di quell'albanese dichiara alla stampa locale: mio fidanzato sì, no, non era cattivo, ma con la vita che faceva prima o poi sapevo che finiva così. Quindi quel ragazzo che è entrato non solo non aveva rispetto della vita degli altri, messa, ma forse in nemmeno conto nella quella sua. Cosa lì, esattamente, dice lei. Così ha dichiarato. Quindi credo che quando c'è una partecipazione così autentica, così popolare, così immediata, non è perché c'è la sensazione che quello sia un eroe, anche perché in Italia antropologicamente gli italiani, quando ci sono gli eroi, insomma, hanno sempre un po' di diffidenza. Ripeto, è una vittima di un'ingiustizia. Ci auguriamo davvero che si faccia luce al più presto, perché la gente, quando ha sentito che l'accusa è omicidio volontario, distinto, ha espresso solidarietà. Quindi si rischia davvero che in qualche modo oggi ci sia, di fronte a qualche tribunale, la Lega manifesterà la sua solidarietà da Milano a Bologna a Torino a quel pensionato, per ricordare che ci sono delle vittime.